pochi chilometri a sud dal centro di Milano, là dove ancora domina la campagna, nell'anno 1135 fu fondata questa abbazia, che sarà la meta principale del nostro itinerario. A quel tempo Milano si presentava così. Il Duomo, la grandiosa mole marmorea simbolo della città, ancora non c'era. Sarà fondato solo nel 1386. Non c'era nemmeno il Castello Sforzesco, l'imponente complesso fortificato fatto erigere da Francesco Sforza nel 1450. E non c'era la Scala, forse il teatro lirico più celebre al mondo, costruito alla fine del Settecento. Ma nel tempo i mutamenti non sono stati solo di tipo architettonico. Milano si è trasformata, soprattutto in questo secolo, in una grande metropoli con un'eccezionale capacità di proiezione internazionale. A conferma di queste sue doti, negli ultimi anni è diventata una capitale della moda. Questo è il cuore di quello che viene definito il quadrilatero della moda. Sono vie, a cominciare da Monte Napoleone, dove si susseguono negozi prestigiosi e sedi delle firme più affermate della moda italiana e internazionale. Ma pensare che Milano sia solo lavoro e affari è un errore. Milano sa divertirsi, anche se forse con meno clamore di altre città italiane. La sera, lungo i Navigli, vedete affacciarsi sull'acqua un caratteristico quartiere della vecchia Milano diventato molto alla moda. Qui trovate ristoranti, bar, locali notturni, luoghi dove si fa e si ascolta musica. Mangiare bene, poi, non è un problema. Potete gustare la cucina regionale italiana e la grande cucina internazionale. E infine, chi può sostenere che Milano non è anche una città d'arte? Di incamminarci verso sud, attraversare la Porta Romana e dirigerci all'abbazia cistercense di Chiaravalle. Prima di tutto uno sguardo di insieme per ammirare le proporzioni e la grandiosa torre nolare. Poi il bel portale di ingresso alla chiesa e i particolari della facciata. L'interno mantiene l'austera severità imposta da San Bernardo, anche se nei secoli sono stati aggiunti affreschi riguardanti i momenti della vita dell'ordine cistercense.
Bellissimi sono i due transetti. In quello sud, alla fine del 400, è stata ricavata una scala, alla cui sommità si trova questa bellissima Madonna con Bambino, opera di Bernardino Luini. Il coro ligneo del 1645 presenta nei suoi riquadri episodi della vita di San Bernardo. Il più antico affresco della chiesa, fine del XIII secolo, si trova accanto alla porta che immette al chiostro, simbolo della stessa vita monastica. Molto belle le quattro colonnine annodate. Suggestivi i capitelli originali. Un tempo i monaci avevano creato una grande azienda agricola. Oggi producono poche cose, ma sono sapori antichi. Il miele, le erbe salutari, gli amari che potete trovare nello spaccio attiguo. Il nostro itinerario finisce qui. Un consiglio. Quando venite a Milano, ricordatevi di visitare con tutta la calma necessaria questo luogo di pace, spiritualità e di arte.